tutti, io sono già esaurito. Proprio nel momento in cui volevo vedere solo film belli e lasciarmi alle spalle la bruttezza, arrivate giustamente voi a ricongiungermi alla strada che qui ho percorso, ovvero ricongiungimento con il trash! Perché sì, proprio mentre ero sereno, tranquillo, vivevo la mia vita senza pensieri, è arrivato come un cataclisma il trailer del Fabbricante di Lacrime. La trasposizione cinematografica è in uscita il 4 aprile e giustamente, come era doveroso, la mia casella DM di Instagram è stata invasa da centinaia di messaggi di avviso per fare in modo che io non possa assolutamente ignorare quella che potrebbe essere tranquillamente una sciagura. E quindi, come è doveroso, eccoci qua a fare la reaction al trailer del Fabbricante di Lacrime, che uscirà il 4 aprile su Netflix e che ovviamente vedrò e recensirò, anche se ho già fatto la reaction al teaser e non ho visto niente di particolarmente sconvolgente, anche perché il mio grande timore è che generalmente questi film tratti dai romanzetti un po' trashini dovrebbero spingerla sul trash, no? E invece purtroppo, cioè per fortuna per i fan, purtroppo per me, temo che essendo il Fabbricante di Lacrime è stato un bestseller, è tuttora un bestseller in cima alle classifiche, il budget investito probabilmente sarà alto e quindi deduco che la trasposizione sarà cercherà una buona qualità e quindi alla fine mi sa che mi addormenterò davanti allo schermo perché non ci sarà troppo da dichiarare, dai, mettiamola così. Ho una terribile vibe che questo film per il sottoscritto sarà principalmente una noia mortale e non un cataclisma del trash come After 2 o uno splendido disastro, quindi ci proveremo. Io faccio la recensione, mi avete segnalato tra l'altro, ma io sono totalmente impreparato, che l'attore protagonista che fa Rigel dagli occhi neri, Manila si è scappata, è interpretato da Biondo, che non so chi sia, ma perché non sono aggiornato, ho fatto qualche ricerca, ho visto che è un cantante di Amici. Vabbè, indagheremo. Fatto sta che dal teaser, quelle due faccette che ha fatto, non mi sembrava neanche pessima recitazione. Vediamo se c'è qualche dialogo che ci aiuterà a capire la vibe. Però diciamo che dal punto di vista scenico, questo Biondo che non è biondo, devo dire che dai, sì, l'ha scelto perché è un po' un manzo, però alla fine non mi sembra l'ennesimo ragazzo oggettificato così tanto per che recita come un comodino Ikea, tipico di certi film analoghi. Però verificheremo adesso. E quindi eccoci qua pronti per la reaction al trailer del Fabbricante di Lacrime, così sbarazzini ai tanti, e cuffie per evitare appunto di infrangere giustamente il copyright, me lo guardo io. Ma che brutto che è il titolo in inglese. Il titolo in inglese è The Tears Meet, che sembra il cognome di una famiglia ricca americana. Vabbè, lasciamo perdere. Andiamo dritti al punto e partiamo col trailer. Finalmente abbiamo qualcosa da giudicare, perché abbiamo ben 1 minuto e 45 di girato. Credo che sia abbastanza, ma purtroppo so che vorrete tutti una mia recensione al film intero, che spero non superi l'ora e 10, perché sennò già lì vado in fusella. Iniziamo! Allora, già iniziando, devo dire che, vabbè, io avendo letto il libro, lo sapete bene, ti dà comunque l'atmosfera che mi aspetterei da una trasposizione cinematografica del Fabbricante di Lacrime, perché i primi secondi ti trascinano in questo collegio, c'è lei che dal fuoricampo dice, cioè no, potete capire che c'è questa storia del Fabbricante di Lacrime, ecco, con un tentativo di atmosfera simile Dark Academia. Devo dire che finora quello che si vede dal punto di vista di inquadrature, regia, è abbastanza standard, non vedo cose precipitose dal punto di vista di qualità, mi sembra tutto nella media, ma davo per scontato che comunque avessero un minimo investito sulla trasposizione cinematografica di quello che è un bestseller
quindi non do per scontato che sia per forza trash nel senso godurioso del termine. La fotografia, che fa un po' effetto appunto Dark Academia, molto freddo, molto cupo, devo dire che ci sta. Vediamo come va avanti. Ah. Madonna santa. Oh, posso dire che mi fa sempre ridere quando nei trailer di film romance tratti da libri ci sono questi effetti sonori che sembrano degli orgasmi strozzati, tipo per raggiungere la tensione. Molto trash questo, però vabbè, crea l'atmosfera. Lei, vabbè, con la flemma dice le lacrime di cristallo in sottofondo e vediamo un po' dove va a parare. Erano passioni laceranti. Beh, finora ovviamente c'è Billie Eilish come colonna sonora, molto telefonato, ci sta bene con l'atmosfera, ok. Posso dire che mi fa un sacco ridere, però, nel senso, mi fa un sacco ridere perché ha lo stesso problema che nel libro, però era già un po' più ridimensionato, nel senso che, come sempre, questo tipo di letteratura cerca di avere personaggi comunque simili italiani in un contesto che non è italiano ma è più statunitense. Nel libro ci passi sopra, nel film già da queste sono al minuto 30 secondi e mi fa troppo ridere perché vedi proprio che l'ambientazione non è italiana, perché anche banalmente la casetta di provincia mi fa proprio effetto casa della suburb americana, cioè sembra ambientato in America sto film, ma tutti parlano con sto accento sbiascicato quasi in corsivo che è proprio italiano, proprio giovane, quindi il contrasto fa abbastanza ridere, devo essere. Lei, per finora ha parlato solo lei, e lei ha proprio questo accento sbiascicato, un po' così, tipo, no vabbè, perché deve soffrire, vabbè, comunque andiamo avanti. Un giorno capiranno di sé veramente. Ecco, devo dire, lei, da quello che si vede, comunque mi sembra ok, nel senso che, a parte, un giorno capiranno, cioè questo modo di parlare un po' così, sbiascicato, un po' giovane, comunque mi sembra che dal punto di vista estetico, dal punto di vista di presenza, ci sta. Secondo me è comunque molto meglio dell'attrice che fa Tessa, che più che strabuzzare gli occhi a pesce lesso, non fa. No, raga, ma lui è imbarazzante. Stavo per dire che lui... No, raga... Perché chi sono io? Allora, no, cioè nel senso, poi magari poverino hanno filato dentro sta scena, però mi sono bastati 3 secondi per capire che lui non è un attore ed effettivamente fa il cantante. Allora, a livello di presenza estetica, lui secondo me, piaccia o non piaccia, è perfetto. Nel senso, poi magari le fan di Fabbricante di Lacrime si arrabbieranno perché è stata una scelta abbastanza controversa questa qua di biondo, mi sembra di capire, però a livello di presenza scenica è giusto perché è un bellissimo ragazzo, però non è cliché, e per un personaggio come Rigel ci sta, perché Rigel non è semplicemente lo stronzone bad boy con gli addominali scolpiti, ma Erin Doom ha voluto dargli anche quest'aura un po' maledetta, dark. Lui è un bel ragazzo, però non è una bellezza per forza canonica. Regge bene quel mood un po' maledetto. Il problema evidentemente si apre bocca, perché questa frase sussurrata con l'intento di essere anche sexy, ma detta cioè fatta proprio male, cioè si vede che poverino non è un attore, non ha una formazione d'attore, credo, perché tu chi sei, sono io, cioè così, con anche la voce un po' da fumatore, così no, terribile. Però magari ha beccato l'unico momento non particolarmente felice, vediamo. Ma poi c'è Barnaby School, High School, ma questi parlano con l'accento mezzo romano, mezzo sbiascicato e vanno alla Barnaby High School, cioè vabbè, lasciamo perdere. Questo contrasto che sono palesemente italiani di provincia in un contesto pseudo-americano mi fa morire da ridere, vediamo. Cose.
No, dai, no, raga, sono terribili. Cioè, hanno entrambi, sia lui che lei, il physique du role. Io non voglio essere troppo duro, però sto dialogo è una minaccia. Perché parlano tutti così? Per dare l'idea atmosferica, atmosfera un po' cupa. Oddio mio, no, terribile. Posso dire che rimangio la recitazione di entrambi. Mi dà delle bruttissime sensazioni, sinceramente. Falena! Ma cos'è? La passione. Noia, che noia. Allora, visivamente è ok, ripeto, però il trailer mette roba in mezzo, tipo sguardi, loro che si guardano, ste frasi fatte in sottofondo. No, vabbè, c'è così. Tipo l'amore passionale. È talmente vuote che l'ho già dimenticate le frasi del voice over. Ma loro terribili. No, no, la recitazione è terribile, raga, mi spiace. Terribile. Io temo, ho la conferma abbastanza facile che sarà un film che se non ami il romanzo è una noia mortale, sicuro. Non c'è nessuna cosa rilevante in questo trailer. C'è un momento un po' più spicy dove con la rosa nera, dove lui la accascia sul letto, sembra che debba succedere chissà cosa. Però a parte questi sbiascicamenti, sbiascicano così. Non c'è perché falena! Ah! No, raga, terribile. Allora, per me, mentre la confezione del film mi sembra anche sopra la media rispetto ad altri film del genere, la recitazione, per quel poco che si vede, è terrificante. Cioè, anche il momento in cui lui deve fingere di provare dolore, deduco, fa così. Come quando io fingo di avere il mal di testa perché non ho voglia di uscire a bere la sabato sera. Faceva: scusa, ho mal di testa! Poi mi sgamano ed esco perché mi ha sgamato. Ecco, un po' l'effetto è quello. Momento hot. Perché queste robe qua che mettono nei film pseudopassionali, ste alitate, tipo come sound effect, è terribile, terribile. Come credi che andrà a finire questa storia? Dai, cavolo, lui vorrebbe essere sexy, avrebbe anche il potenziale per esserlo, ma appena apre bocca con: ma come credi che andrà a finire questa storia? Cioè, sembra tipo il camionista della provincia di Bergamo che... Dai, ma che dopo 40 sigarette, no, terribile, terribile. Basta, è finito. È finito, basta. Io quello che ho capito, atmosfera, vabbè, che è un po' anche così il romanzo, che è tutto basato sulla tensione erotica tra sti due, detto non detto. A questo punto devo solo sperare che la sequenza delle rose sia tragicomica come lo è nel libro, anche nel film, e che ci sia la scena della lumaca, che la scena della lumaca è qualcosa di... è il picco trash che mi è rimasto qua. Però temo, da quello che ho visto, c'è proprio... ho già il cervello che cola, ma non tanto per la bruttezza, ma per la noia, perché nel trailer non succede niente, cioè questi si annusano e basta. C'è un lupo che corre a una certa, ci sono scene che sembrano pseudo-transgri in un nightclub, lui che fa le mosse, le facce da... giusto perché sono tormentato io. E lei che dice: mettimi che sei tormentato. Ecco, ho paura, anzi ho quasi la certezza che sarà una... se non amate il libro, sto film sarà una noia mortale. Cioè, secondo me sarà come sulla scia di After 1.
no, meno trash probabilmente, perché mi sembra che a livello estetico sia nettamente superiore Fabbricante di Lacrime, ma secondo me proprio perché hanno cercato di raffinarlo, di renderlo più elegante, sarà una noia mortale. Io aspettativa zero, mentre per altri film trash come After 2 ero già in hype perché già dal trailer percepivi il disastro qua, che si è confermato, qua temo che non sarà abbastanza brutto da ribaltarti e che sarà una noia, cioè temo che sarà quello. La recitazione è orrenda, ecco, è l'unico punto che dico, che secondo me però è una recitazione brutta, poi dal trailer non si può valutare, però... Per tutto il trailer parlano sottovoce come se fossero dei camionisti bergamaschi dopo aver fumato una stecca di sigarette. Oh, perché cosa stai, io sono io? E lei che risponde, ah, che sei tu? Cioè, no, terribile, terribile. Poi questi qua che sbiascicano in corsivo della provincia di Milano, non lo so dove siano, però questo sbiascicamento corsivo palesemente italiano che vanno alla Barnaby High School, ma per favore, cioè, ecco, secondo me lo rovina proprio il... La recitazione parlata lo rovina, e da quel poco che ho visto in più, anche quella non parlata non lascia ben sperare in realtà, cosa che non credevo dal trailer, dal teaser, ma qua ho avuto la tragica conferma che purtroppo sarà piuttosto una sofferenza, deduco questo. Questa è la mia reaction al Fabbricante di Lacrime, la mia voglia di vederlo è sotto zero, ve lo dico già, perché io so già che sarà una noia, dove non succederà niente e non ci sarà nulla di rilevante da raccontare, perché quanto puoi dire che sbiascicano? Non lo so, non so neanche se lo fanno per tutto il film, però per tutto il trailer sì, sbiascicano per tutto il trailer. Per il resto, boh, voglia sotto il nulla cosmico, ma intraprenderò questa via crucis per voi se necessario. Fatemi sapere se è necessaria, so che mi volete male e risponderete di sì, ma detto ciò io vi aspetto, fatemi sapere che ne pensate, ovviamente tutto è mai un'opinion, però veramente aiuto. Detto ciò io vi aspetto al prossimo video, vi mando un bacione, ciao ciao!